sea. With me. I'm with you. My own. You. You. Buongiorno e buon lunedì a tutti. Oggi, visto che le temperature ce lo concedono, sta arrivando finalmente l'autunno e allora io direi di iniziare. Cosa c'è di stagione? Per oggi faremo una fettuccina con i funghi porcini con un bel po' di peperoncino. Allora, intanto iniziamo con la lista degli ingredienti: 500 g di fettuccine, 500 g di funghi porcini, 50 g di burro, 35 g di olio extravergine d'oliva, sale quanto basta, prezzemolo e peperoncino quanto basta. Allora, voi ben sapete che tanto la pasta, non la devo specificare, è senza glutine. Partiamo con un po' di burro nella padella, anzi intanto scaldiamo anche un po', portiamo a ebollizione l'acqua, così ci portiamo avanti. E nella nostra padella mettiamo intanto 3/4 di burro. Poi, io in questo caso ho preso dei funghi porcini già tagliati, così che non devo stare lì a pulire e a tagliare, perché ovviamente qui abbiamo mezz'ora e dobbiamo fare le cose in modo più pratico. Mi preparo con i funghi e olio. Allora, non me ne vogliate che mischio burro e olio. So che sarete contrari, la dieta, le cose, ma visto che la stagione, andiamo verso un po' di freddo finalmente, diciamo che un po' di cucina un po' più grassa ci può stare. Quindi dite al dietologo e al nutrizionista che la scusa è sempre la stagione, come a Natale, quando uno mangia tutti i dolci, le cose, ma è Natale, sai? Andiamo avanti così e chi se ne frega. Allora, scaldiamo bene il nostro burro, lo facciamo sciogliere tutto, così. Poi mettiamo i nostri 35 grammi di olio, quindi andiamo a mischiarli. Intanto mi preparo con un cucchiaio perché voglio dosare il nostro olio. Perfetto, quindi due cucchiai all'incirca. Bene. Olè. Adesso mettiamo i nostri funghi. Perfetto. Lasciamo la fiamma molto alta. Per il momento ancora non saliamo. Verso metà fine cottura andremo a salare, mettere un po' di peperoncino e anche un po' di prezzemolo. Allora, più o meno i funghi tra i 5 e i 10 minuti di cottura, anche perché sennò perdono un po' il tutto. Allora, l'acqua intanto controlliamo, è a una buona base anche l'acqua. Se avete anche molto più tempo del mio, potete fare anche una bella pasta fatta in casa. Quindi nel mentre che mandate i vostri funghi, potete iniziare a tagliarvi le vostre fettuccine o tagliatelle, quello che preferite, e poi più o meno le andate a calare insieme, anche perché la pasta fresca ci mette di meno rispetto alla pasta secca.
Allora, siamo pronti intanto per un po' di prezzemolo. Ok. E peperoncino. Anzi, vado anche ad abbassare adesso la nostra fiamma, più o meno intorno a 4-5 su una piastra come questa. Mi sciacquo al volo la mano. Allora, peperoncino, cucchiaino, anzi prendo lo stesso di prima. Ok, se no diventano troppo piccanti. Appoggio qui, prendiamo questo. Ok, li lasciamo un po' arrosolare. E nel frattempo adesso andiamo a calare la nostra pasta. Anzi, ovviamente prima devo mettere il sale grosso. Voilà. Due barra tre manciatine, sempre un po' ad occhio. Richiudo velocemente per aumentare la nostra temperatura e la velocità di ebollizione. E una volta calata la pasta, ci rivediamo perché dobbiamo fare la nostra mantecatura e impiattamento. Allora, giù la pasta. Questa ovviamente, se la vedete così gialla, è perché è una pasta di mais senza glutine. Sulla fettuccina e pappardella, quando si tratta di, insomma, pasta lunga, soprattutto quella senza glutine, io ci metto sempre un goccino d'olio per evitare che si vadano ad incollare, che ogni tanto purtroppo la pasta senza glutine capita che faccia questo. Allora, adesso piano piano le separo. Ok, non ho ancora salato i nostri funghi, quindi li salo adesso. Ok, mi sciacquo le mani. Perfetto, adesso noi ci vediamo tra poco per la mantecatura appena la pasta è pronta, all'incirca 8-9 minuti. Bene, allora manca pochissimo per la nostra pasta. Nel frattempo ho controllato anche i funghi che sono letteralmente pronti, ma voglio darvi anche qualche consiglio. Allora, se non sopportate, tipo le mie sorelle, il prezzemolo, potete dare una nota molto più fresca a fine cottura con della menta. Se invece volete cambiare anche la tipologia di fungo, anche per esempio gli champignon, anche se io li vedo di più su un secondo, vanno bene anche per questa pasta. Come vi ho già detto prima, potete anche alternare con la pasta fatta in casa, che sicuramente è ancora meglio di quella secca. E se ovviamente non volete utilizzare il burro, potete mettere, e forse se è il caso, ma vedo che comunque è molto cremosa, io ho preparato anche un paio di cucchiai di panna liquida, che io non utilizzo mai nella cucina, giusto in alcune situazioni. Qui non mi sembra il caso perché comunque ci sta abbastanza cremosità, però se volete aggiungere un po' di panna, tutto è lecito. Allora, io intanto spengo i carciofi, i funghi.
spenti, li sposto anche di qua che è più freddo. Assaggio la pasta ad occhio, mi sembra pronta, quindi spengo tutto. Teniamo la nostra acqua di cottura perché ci servirà per mantecare. Ok. Che fame, mamma mia. Meno male che è quasi ora di pranzo, così ho la scusa. Non per assaggiare, ma proprio per mangiare. Ok. Non so se riesco... No, devo fare... Un po' la devo scolare, se no non riesco a vedere se sono presa tutta la pasta. Ok. Tanto non è che ci serve tutta quest'acqua. Oh, infatti, vedi. Allora, avevo lasciato ancora... Ah, ok, non era caldo, vabbè. Ok. No, perché a noi ci piacciono le cose abbondanti. Ok, iniziava a cedermi un po' la mano. Ok, bene, abbiamo fatto. Adesso vediamo se riesco... È un po' pesante la padella, ma ce la sto facendo leggermente, ma letteralmente ho fatto quintalate tra funghi e pasta. Allora, ci aiutiamo così. Ah, poi un'altra cosa fondamentale. Se non volete usare sempre, ripeto, il burro mischiato all'olio o comunque la panna liquida, se voi prendete almeno un quarto dei funghi e li andate con un mini pinner e un po' di acqua di cottura a fare una cremetta, la potete usare ovviamente per rendere ancora più cremosa la vostra pasta. Allora, qui ci siamo, però io aggiungerei intanto il burro rimanente, poi un altro po' di prezzemolo e forse anche il peperoncino. Mettiamo giusto qualche cucchiaio di panna, riaccendiamo e lo mettiamo giusto proprio a due, leggero leggero. Ok. Ok, qua diciamo che è tutto molto bello cremoso, perfetto. Adesso andiamo ad impiattare. Eccoci qui. Allora, mi aiuto con questo. Non so se ce la farò mai a non fare danni. Un attimo, che qua è difficile tra la padella e il piatto. Ok, poi mi aiuto con questo per prendere i funghi e li metto sopra. Ok.
ovviamente anche un'altra cosa carina per l'impiattamento, se ne tirate fuori alcuni e li potete continuare a far abbrustolire un po' nella padella, così che potete usarli tipo foglie sopra un po' più croccanti, come di solito per esempio si può fare con i carciofi, no? Che li facciamo sempre un po' più croccanti. Allora, intanto vi do di nuovo gli ingredienti fondamentali per questa ricetta. Quindi, per fare le fettuccine ai funghi porcini avrete bisogno di 500 g di fettuccine, in questo caso senza glutine, 500 g di funghi porcini, che potete alternare anche a champignon, 50 g di burro, 35 g di olio extravergine d'oliva, sale quanto basta, prezzemolo quanto basta e il peperoncino quanto basta. Poi a ogni evenienza potete aggiungere della panna liquida, parmigiano io un po' lo sconsiglio, io adoro il parmigiano in qualsiasi tipo di pasta, ma su questa un po' lo sconsiglio, cioè a me piace un po' così. Allora, un altro po' di prezzemolo, ok, e se vi piace potete anche macinare un po' di pepe o bianco o nero, quindi è proprio opzionale in base ai vostri gusti. Allora, intanto qui levo un attimo così che possiamo mostrare al meglio come è venuto il mio impiattamento. Allora, qua facciamo così, se si vede, è tutto carino. Allora, queste sono le mie fettuccine senza glutine ai funghi porcini. Ma adesso che mi è venuta l'idea, io un po' di pepe lo vado a mettere, ecco qui, quindi vado a grattare un po' di pepe. Così, perfetto. E ovviamente è il momento del mio assaggio, quindi forchetta. Allora, sono indecisa se rovinare il piatto o assaggiare dalla padella. No, assaggerò dalla padella, come sempre. Allora. Ok, un pezzettino di fungo, se riesco. Ok. Qua il fumo, come sempre, ogni volta, perché hanno deciso che io mi devo ustionare la lingua. È top, però ti devo aggiungere un pizzico di sale. Poi, come cioè il gusto del fungo si sente bene, nonostante abbia messo quei cucchiaini di panna, si sente bene anche il peperoncino, che è bello strong, quindi vabbè, lo metto pure qui. Ups, lì è cascato un po' troppo, vabbè, facciamo finta di niente. Bene, allora, qua voglio pulire bene. Come sempre voi sapete che le mie ricette le potete replicare e poi ovviamente taggarmi su Instagram per una condivisione. Spero che vi sia piaciuta la mia pasta di fettuccine con i funghi porcini e se anzi avete altri suggerimenti su come modificare, siate liberi di scrivermi. Io vi lascio a una nuova puntata di Fuori Menù. Noi ci vediamo domani e nulla, buon pranzo a tutti. Io anzi continuo a assaggiare qui la mia pasta. Che buono. Grazie a tutti.
un bacio qui a Fuori Menù.